Filippo Gazza di SICEM, siamo qui in questa giornata molto importante perché da parte vostra c'è questa donazione attraverso Art Bonus di 105.000 euro per lavori di consolidamento, diciamo, di quelle parti della ruppe di Canossa che si vedono. Come mai avete deciso di dare un finanziamento a questo monumento così importante? Ma perché la nostra società è molto legata effettivamente al comune di Canossa, perché noi siamo nati in quel territorio nel 1960. Quindi voleva essere una sorta di ringraziamento nei confronti dei nostri collaboratori, dei cittadini e delle amministrazioni che in questi anni hanno creduto, diciamo, nella valenza anche sociale della società. E quindi da questo punto di vista crediamo che il Castello di Canossa sia una grande opportunità per la rilevanza e l'importanza del bene storico, che va ben oltre il paese di Canossa, provincia di Reggio, ma ha una rilevanza a livello nazionale. E quindi pensiamo che questo intervento di carattere culturale possa fare da motore di sviluppo, diciamo, per tutto il territorio dal punto di vista turistico e di attrazione di quelle che sono le opere di interesse di Canossa. Sindaco Bollondi, questa donazione per Canossa e il suo comune cosa vuol dire? Beh, diciamo che vuol dire tanto, perché comunque è un'opera, cioè è stato un intervento molto 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 apprezzato, del quale noi ovviamente siamo molto contenti, che si inserisce in un intervento anche da parte pubblico di rilievo, perché come sapete l'intervento che è stato fatto su Canossa di 3 milioni di euro, che forse speriamo dovrebbe raggiungersi a questa cifra altri 2 milioni e mezzo per concludere il progetto, ovviamente questo partenariato, diciamo, pubblico-privato è un segno evidente di una metodologia che ovviamente dovrà, si spera che sia intrapresa in seguito. In questi 2 anni sono state fatte molte cose per rendere sempre più fruibile quello che è un monumento internazionale. Parliamo un attimo del parcheggio, visto che è sempre stato al centro di diverse polemiche. Com'è la situazione? Ma diciamo che la situazione è che il nuovo parcheggio è già in fase avanzata di costruzione, compreso lo stradello che collegherà appunto il parcheggio, che sarà assolutamente in sicurezza per chi vorrà venire, per i visitatori, e quindi compreso lo stradello che sarà tutto illuminato, quindi una cosa veramente molto molto bella che prima non c'era. Quindi si va a giungere al vecchio parcheggio storico, sul quale noi attualmente abbiamo ottenuto un comodato d'uso gratuito con la proprietà, nell'attesa che venga definita la pratica inviata all'Agenzia del Demanio, che ci dica se diciamo così, la valutazione che è stata fatta per l'acquisto da parte del comune del parcheggio stesso, compreso i bagni pubblici e il belvedere, sia congrua. Nel momento in cui l'Agenzia del Demanio ci dirà che è congrua, ovviamente noi procederemo con l'acquisto del parcheggio, che per la prima volta sarà di proprietà completamente pubblica. Quindi insomma accedere a Canossa sarà sempre più facile. Assolutamente sì, e vorrei evidenziare che gli interventi appunto attualmente in essere sono per la messa in sicurezza, che non è un dettaglio, nel senso che un bene prima di essere visitato deve essere ovviamente messo in sicurezza, diciamo così.